Allora, intanto, sì, come ha detto Paolo, io sono Bruno Prile, rappresento il Comitato Cittadino Democrazia Diretta, che è un comitato di cittadini, non è un partito, non è un movimento, non è una lista civica, non lo diventerà mai per statuto. Poi vi darò i dati per potersi identificare anche in rete, nel web. Siamo su Facebook, su Blogspot. E ci occupiamo appunto di democrazia diretta. Prima di parlare di democrazia diretta, intanto voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare Paolo e il popolo della schiavitù per avermi invitato e avermi dato questa opportunità di parlare appunto di quella che secondo me, secondo il mio gruppo, è l'unica soluzione che può gradualmente, molto gradualmente, ci vorrà un sacco di tempo, è l'unica soluzione a quello che viviamo tutti ormai da tanto tempo, cioè la partitocrazia, la sovranità dei partiti politici. Secondo lui non c'è un'altra alternativa. Prima di parlare di democrazia diretta, vediamo cos'è la democrazia. Dai commenti precedenti ho visto che la democrazia, ho notato che la democrazia per molti è utopia. In realtà è utopia finché la democrazia, anziché essere democrazia, è una oligarchia. Siete convinti che l'Italia è una democrazia? Lo diventerà mai? Sempre e solo attraverso dei rappresentanti eletti? Chi è convinto che... un po' di partecipazione, democrazia diretta, questa è partecipazione, alzi la mano chi è convinto, per cortesia, che diventerà una democrazia solo così? Nessuno, credo proprio. Il malcontento delle persone si vede anche da queste piccole domande, no? La democrazia, come tutti sapete sicuramente, è una parola che deriva dalla lingua greca, è una parola composta da due parole, demos, che vuol dire popolo, e kratia, kratos, potere, potere del popolo. In Italia noi basiamo soprattutto tutte le nostre attività come comitato sulla Costituzione italiana. Perché? Perché bisogna innanzitutto stabilire sempre un punto di partenza, non si può, altrimenti sono opinioni. Noi sappiamo benissimo che tutto è opinabile a questo mondo, chiunque può dire tutto e il contrario di tutto. Però quando bisogna gestire il bene comune di una società fatta di milioni di persone, ci vogliono delle regole, un punto di partenza. Perché la Costituzione? Perché la Costituzione italiana, come dice la Costituzione stessa, l'articolo 18 delle disposizioni transitorie finali, è la legge fondamentale del nostro Paese. Lo stesso articolo recita che la Costituzione italiana deve essere osservata da tutti i cittadini, ma anche dagli organi dello Stato. Quindi non lo dico io, non lo diciamo noi, lo dice la Costituzione. Gli organi dello Stato, voi sapete, sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. Il legislativo è costituito dal Parlamento, l'organo esecutivo dai ministri, il governo, e la magistratura dai magistrati, tribunali e giudici. Allora, qual è l'organo più importante di questi tre? È l'organo legislativo, il Parlamento. Perché? Perché il Parlamento ha il compito di fare le leggi. Leggi a cui tutti sono soggetti: magistratura, governo, cittadini e loro stessi. E poi perché è l'unico organo dove i suoi rappresentanti sono eletti dal popolo. Quindi, se la Costituzione è la legge fondamentale, cosa dice la Costituzione riguardo alla sovranità e quindi la democrazia, potere del popolo? L'articolo 1 recita che la sovranità appartiene al popolo, e qui già ci sarebbe da aprire una parentesi. Perché? Perché in realtà la sovranità del popolo non è del popolo, viene esercitata da dei rappresentanti eletti, quindi da una minoranza. Allora, voi sapete che non si può mai parlare di democrazia quando poi l'esercizio, la sovranità, anziché essere esercitata dal popolo, viene esercitata da poche persone. Questa è oligarchia.
specialmente quando questo potere si scontra poi, prima di tutto, con la Costituzione. Se noi andiamo a esaminare nel corso di 64 anni di Costituzione tutti gli articoli di legge illegittimi che sono stati emessi dal Parlamento, quindi dai rappresentanti che abbiamo eletto, alcuni sono stati aboliti, ma alcuni esistono ancora e noi non lo sappiamo. Fin tanto che qualcuno non attiva l'unico organo garante, che è la Corte Costituzionale, che boccia gli articoli di legge illegittimi, cioè anticostituzionali, noi non sapremo mai di quanti articoli di legge ancora illegittimi esistono. Questo perché? Perché questi pochi rappresentanti molto probabilmente e evidentemente non fanno gli interessi della popolazione, fanno gli interessi di ristrette minoranze. Si parlava di lobby prima, benissimo. Si parlava dei loro stessi interessi, sappiamo tutti quanto prendono i parlamentari, ma anche assessori regionali, consiglieri regionali. In Lombardia prendono un fracco di soldi, andiamo dagli 8.000 ai 12.000 euro al mese. Allora, sono tutti i soldi che influiscono anche poi sul debito pubblico, il famoso debito pubblico che è il più famoso del mondo, il nostro. Allora, praticamente, se l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo e che l'esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione stessa, dobbiamo noi cercare di andare a capire se è vero che l'unica forma che è sotto gli occhi, i nostri occhi, è quella rappresentativa, oppure se c'è un'altra alternativa. La Costituzione non parla di unica forma, parla nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Quali sono queste forme stabilite dalla Costituzione? Solo quella rappresentativa? Se noi andiamo a leggerla tutta la Costituzione, specialmente il titolo 2, ci accorgiamo che anche i cittadini non eletti, quindi non facenti parte né di consigli comunali, provinciali, regionali, neanche del Parlamento, hanno dei poteri. La petizione, articolo 50, tutti i cittadini possono rivolgere alle Camere delle richieste, esporre delle comuni necessità. Purtroppo ci hanno abituati male. Perché? Perché ci hanno sempre fatto credere che solo attraverso i rappresentanti eletti dei partiti possiamo noi essere sovrani, ma non solo. Ma boicottando tutti gli strumenti di democrazia diretta che noi abbiamo a disposizione già dal 1948, quindi dalla nascita della Costituzione italiana, hanno creato nella popolazione quel senso di rassegnazione, perché la gente dice tanto vincono sempre loro, facciamo una petizione, facciamo una proposta di legge, facciamo un referendum, poi alla fine loro ribaltano tutto e riportano tutto come era prima. Le petizioni non ne tengono conto, le proposte di legge di iniziativa popolare neanche a parlarne, i referendum dopo i 5 anni stabiliti dalla legge, mediante la quale non possono reintrodurre leggi abrogate dal popolo, le reintroducono dopo 6 anni, 7 anni, come hanno fatto col finanziamento pubblico ai partiti, come hanno fatto col ministro dell'agricoltura, col ministero dell'agricoltura e via discorrendo. Quindi chi è al potere crea dei deterrenti e anche delle situazioni che portano la gente alla rassegnazione. Ma non è questa l'attitudine che deve avere il popolo, se vuole veramente essere sovrano e se vuole liberarsi da questa partitocrazia. Quindi prima citavo l'articolo 50, la petizione è uno strumento di democrazia diretta, sono richieste che fanno i cittadini, non è una proposta di legge, redatta in articoli, fatta secondo i criteri, ma lì basta andare a vedere su internet, nel sito del Parlamento, come loro propongono le leggi, basta copiarli. I referendum abrogativi di legge, quando si dice referendum popolare che abroga una legge fatta dal Parlamento, non c'è bisogno di nessun consenso, no? Se si raggiunge il quorum, 50+1% dei cittadini aventi diritto al voto che votano per abrogare una legge, la legge viene abrogata immediatamente, non c'è nessuno che stabilisce no, non ne teniamo conto, è vero o non è vero? Quindi significa che il popolo ha del potere anche diretto, questa si chiama democrazia diretta. L'articolo 138 è un altro articolo che
riguarda la democrazia diretta ed è un articolo, diciamo, che è un referendum confermativo sulle leggi di revisione costituzionale. Se il Parlamento decide di cambiare la Costituzione, si può giungere anche al referendum dalla prima alla seconda delibera delle Camere con un referendum confermativo o consultivo, chiamiamolo così. Questi articoli costituzionali, voi sapete, la Costituzione è un insieme di principi, non è una legge, no? Poi questi principi devono essere applicati attraverso la legge ed è il compito del Parlamento. Questi principi costituzionali di democrazia diretta sono stati applicati 10 anni fa con una legge, si chiama il decreto legislativo 267 dell'anno 2000, dove all'articolo 8, se prendete nota magari potrebbe essere interessante, vi andate a cercare poi il testo legislativo e verificate, comunque lo troverete anche nella nostra pagina, nel nostro blog. L'articolo 8 di questo decreto legislativo emesso 10 anni fa impone, e ripeto impone, non dà facoltà, impone ai comuni, alle province, alle regioni, quindi agli enti locali, questo in virtù dell'autonomia degli enti locali stabiliti dagli articoli 114 e successivi della Costituzione italiana, di inserire negli statuti e nei regolamenti comunali strumenti di partecipazione popolare. Valorizzano le forme associative e devono introdurre nei regolamenti forme di partecipazione popolare e di consultazione popolare. Criteri di ammissione di istanze, sono parole che ricordo esattamente da quello che è il testo dell'articolo 8 della legge, forme di partecipazione popolare, forme di criteri di ammissione di istanze, petizioni, proposte di cittadini singoli o associati. Non solo, ma la legge stabilisce che devono anche garantire i criteri di ammissione e anche di risposta, cioè devono dare anche risposta. Allora, se il legislatore ha applicato questi principi costituzionali dei 4 articoli famosi che ho citato prima, in virtù dell'autonomia degli enti locali, dobbiamo domandarci perché le amministrazioni non adempiono la legge. Perché non è? Va contro i loro interessi, ovviamente, perché a loro fa sempre comodo essere in pochi a gestire e a governare un comune, una provincia, una regione e tutta l'Italia. Il nostro compito è proprio questo, cercare di informare la popolazione, la cittadinanza, a partire dai piccoli comuni, perché per scardinare un sistema così radicato ormai, anche purtroppo a motivo della passività della gente o anche della rassegnazione della gente, bisogna partire dal poco, dal basso, dal piccolo. Più i comuni sono piccoli e più c'è possibilità di contatto con le amministrazioni e anche con la gente, perché bene o male nei piccoli comuni ci si conosce tutti. Le assemblee dei consigli comunali sono pubbliche adesso. Forse è l'unico aspetto che hanno applicato appunto di questa legge che vi ho citato prima. Quindi basta andare ad assistere a cosa discutono nei consigli comunali, prendere appunti, se qualcosa stona, se qualcosa non va bene, si vanno in giro a raccogliere le firme dei cittadini, si ritorna lì a dire guardate, questo è quello che vogliamo noi, voi volete decidere come volete voi, siete in torto voi, non noi. E questa è l'attitudine che la gente deve cominciare ad acquisire. Il nostro comitato consiste appunto nel creare dei piccoli gruppi a partire dai comuni e abbiamo l'ambizione di estendere questi piccoli gruppi in tutta Italia, formare una grossa organizzazione come potrebbe essere, ne so, la CGL, la CISL, la UIL. Provate a immaginare l'impatto di questo progetto, che può sembrare sicuramente irrealizzabile, può sembrare utopistico, però, ripeto, non vediamo altra soluzione per venire fuori da questo strapotere dei politici, dei partiti che hanno dimostrato ovviamente di fare solo i loro interessi. La nostra pagina, diciamo, fan su Facebook, basta che
digitate su Google, qualsiasi motore di ricerca, CCDD, Comitato Cittadino Democrazia Diretta, trovate i nostri riferimenti sia su Facebook e sia anche su Blogspot, c'è un altro blog, lì c'è tutto, statuto, programma, progetto, come fare per iscriversi, per creare appunto questi gruppi di persone nei vari comuni che poi hanno una funzione di controllare, attenzione, non di sostituire i rappresentanti eletti, questo si deve essere ben chiaro, cioè per noi il concetto di democrazia è democrazia rappresentativa più democrazia diretta, l'insieme di queste due cose che sono forme previste dalla Costituzione, torno a ripeterlo perché purtroppo non ci siamo abituati, ci hanno abituati alla sola idea che solo attraverso la democrazia rappresentativa si può gestire il bene comune, la cosa pubblica, e di conseguenza noi dalla Costituzione pensiamo che è tutt'altra cosa. Grazie dell'attenzione.